Dopo quasi 126 anni, i territori di Barberino Valdelsa e Tavarnelle in Val di Pesa sono tornati a riunirsi. Il 1 gennaio di quest'anno, infatti, è nato ufficialmente il comune di Barberino Tavarnelle, dopo la vittoria del sì al referendum dello scorso novembre ed il voto positivo in Regione Toscana. Sciolte le giunte, salutati i due ormai ex sindaci Giacomo Trentanovi di Barberino e David Baroncelli di Tavarnelle, il nuovo comune adesso è in mano al viceprefetto di Firenze Bruna Becherucci, che ha assunto il ruolo di commissario prefettizio. Sarà lei a guidare l'ente, il 41esimo comune della città metropolitana di Firenze, fino alle prossime elezioni amministrative, coadiuvata dal subcommissario Calogero Ragusa, il quale assumerà anche le funzioni vicarie del commissario. Un comune con maggiori risorse, un comune con maggiori disponibilità, un comune che può avere a disposizione una razionalizzazione migliore di quello che è il personale, un migliore impiego, la possibilità di professionalizzare e di valorizzare anche i dipendenti all'interno della struttura, davanti a un futuro migliore in cui le marginalità si riducono. Un comune che ha più risorse, sia umane che economiche, che anche politiche, poi alla fine nella capacità di discussione, ha una capacità maggiore di avvicinamento e di minor centralizzazione. Il processo, in questo caso, unendo le forze, è quello proprio invece di distribuire risorse, di distribuire servizi e rispondere alle domande. Rispondere alle domande a partire da chi? Da chi ha più bisogno, da chi è più lontano, da chi è più indietro. Barberino sarà la sede istituzionale e amministrativa, mentre Tavarnelle è quella legale e amministrativa. Verranno valorizzati entrambi i palazzi comunali attraverso una riorganizzazione dei servizi e delle funzioni e, come assicurato da Baroncelli, per i cittadini sostanzialmente non cambierà nulla. Vedranno quel percorso che è stato fatto all'interno dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino di Barberino e Tavarnelle, troverà la sua declinazione all'interno del nuovo comune. Sicuramente cambia il nome del comune, cambierà il fatto che ci sarà un unico sindaco, un'unica giunta e un unico consiglio comunale. Per quanto riguarda l'altra parte dei servizi non ci saranno sostanziali cambiamenti per quanto riguarda sia gli stili di vita che le abitudini per quanto riguarda l'erogazione dei servizi. Il nuovo comune rimarrà all'interno dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino, lavorando in sinergia con le amministrazioni di Greve in Chianti e di San Casciano in Val di Pesa. Una unione che comunque guarda anche i comuni del Chianti Senese in ambito, per esempio, di turismo, agricoltura e distretto rurale. Naturalmente quelle funzioni che erano dedicate a Barberino e a Tavarnelle specificatamente all'interno dell'Unione già erano funzioni, tra virgolette mi passi il termine, fuse, torneranno gradualmente all'interno dei comuni nella logica che abbiamo pensato col sindaco di Barberino prima di lasciare il nostro incarico, era quello di partire dal 2020 con una riorganizzazione e una riattivazione all'interno dei comuni di quei servizi specifici che erano dentro l'Unione, ma rimane l'asse strategico di portare avanti l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, perché questo comune più forte, più grande e con maggiori risorse grazie alle contribuzioni nazionali e regionali avrà sicuramente un ruolo importante e propulsivo, del resto questo l'ha sempre avuto all'interno dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.